Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di acquisti per la casa. Non faccio spesso di questi video perché mi sembrano sempre un po' meno interessanti rispetto agli altri, per cui giro molti video per quanto riguarda acquisti di skincare o di abbigliamento, in passato tanto tanto make-up, di cose per la casa finché non me ne sono dovuta occupare. In realtà non mi importava nulla, perché non ero io che acquistavo direttamente i vari prodotti, mentre adesso sono io che devo gestire la casa. E quindi sono io che devo stare attenta comunque a quelle che sono le spese, a quelli che sono i prodotti, la loro resa, a cercare comunque di risparmiare. E siccome ho scoperto un negozio che ha aperto recentemente di cui vorrei parlarvi, ho deciso di girarvi appunto il video haul con tutti gli acquisti. Allora, prima di iniziare vorrei mostrarvi anche il make-up di oggi perché a me piace molto, sono molto soddisfatta e quindi ve lo volevo insomma mostrare. È un look molto colorato ma comunque portabile, cioè oddio, sì, bisogna avere coraggio, però non è troppo, cioè a me piace molto, devo dire, e ho utilizzato praticamente tre colori più un colore, diciamo, intermedio, un po' più neutro nella piega. La palette che ho utilizzato per realizzare questo look è la nuova Pretty Punk di MAC, che ha all'interno tutti questi colori belli accesi, dei colori molto scuri, dei viola, dei grigi e questo verde e questo azzurro che sono spettacolari. Purtroppo la mia videocamera non rende i colori, nel senso che io dall'anteprima vedo che rispetto allo specchio quello che voi vedete è molto più spento rispetto a quello che è nella realtà. Ho fatto alcune foto ai look che comunque pubblicherò su Instagram, per cui vi rinnovo l'invito a passare a trovarmi anche sul mio profilo Instagram, mi trovate come mar.t.na.mua, è un nome un po' complicato, è Martina scandito dai puntini perché ogni sillaba dai puntini perché tutto unito c'era già, più mua che sta per Makeup Artist, quindi mar.t.na. Punto mua. Ve lo lascio comunque scritto qui e poi lo troverete sotto nell'info box e se mi ricordo ve lo metto anche alla fine del video, insomma. E quindi lì potete trovare le foto di tutti i look che realizzo su di me o per lavoro, su colleghe o su clienti, su spose, per eventi, insomma, quello che è. Insomma, non tutto perché alcune cose a causa del copyright o della liberatoria per la privacy non è possibile pubblicarle, però quello che posso assolutamente pubblico. E sulle labbra invece ho sempre, tenete tanto sui denti, questa l'ho riapplicata ora mentre il look è di stamattina, quindi sono truccata così da stamattina alle 8, 8 e mezza anzi, quindi mi sono truccata al lavoro con la palette, per questo che non ce l'ho fisicamente da farvi vedere perché non l'ho acquistata. E quindi tutto il look è di stamattina tranne le labbra perché siccome ho mangiato quando sono arrivata a casa dal lavoro ho rimesso insomma la tinta ora. Questa ve la posso mostrare, è un'edizione limitata, scusate che mi ed è questa tinta Eltro Matte sempre appunto di MAC della collezione Kabuki. Era bellissimo questo colore e si chiama Sweet Pink, eccolo qui. È un nude tendente al marroncino rosato grigiastro, un po' simile a Burnt Spice, simile, però Burnt Spice è un po' più marroncino, devo dire, leggermente più scuro. Questo rimane più nude e leggermente più rosatino, è un po' come se fosse un mix tra Burn Spice e Somi, più o meno, per farvi capire. Comunque molto molto carino, era andato a Aruba, infatti era un'edizione limitata. E con un look così comunque carico sugli occhi, ho pensato che le labbra stessero meglio neutre, anche stamattina al lavoro avevo qualcosa di più neutro.
Allora, iniziamo subito in realtà con la parte che ci interessa del video, però insomma, volevo mostrarvi anche il look. Allora, sono stata appunto in questo negozio insieme a una mia amica e collega, di cui è stata appunto lei a parlare, a dirmi che aveva aperto questo negozio, che in realtà non è nuovo, però non ne avevo mai sentito parlare. So che c'è a Busnago, perché lei ha lavorato un periodo a Busnago, quindi l'aveva visto lì, ma dalle nostre parti è la prima volta, sinceramente, che lo sento, che lo vedo. Siccome appunto apriva questo mega store di prodotti per la casa, per la persona, cura della casa e della persona, anche di non so, piante, animali, proprio cose per la casa, anche mobili, suppellettili vari, insomma, c'è di tutto. È veramente un posto enorme, ma enorme, enorme, enorme. E in occasione dell'apertura hanno fatto tanti sconti, fino al 40%, credo, di sconti su tantissimi, tantissimi prodotti. Per cui ho voluto approfittarne, anche se in realtà non ero senza nulla, diciamo, non erano cose urgenti, però sono cose che comunque si utilizzano sempre e quindi ho deciso di acquistare. Per tutto quello che vedrete, ho speso lo scontrino, non so dove sia finito. Qua da qualche parte, man mano lo troverò. Comunque, per tutto quello che ho speso, tutto quello che ho preso, acquistato, ho speso 32 euro, se non sbaglio. In più mi hanno regalato la shopper, che vi farò vedere quando sarà vuota, perché adesso non riesco manco ad alzarla perché è strapiena. Comunque, col loro logo, diciamo così, che regalavano con una spesa di minimo 30 euro. Ci sono arrivata giusta, giusta proprio. Per cui, appunto, me l'hanno regalata. Secondo me non ho speso tanto, nel senso che comunque ho preso davvero tante cose e alcune cose, comunque anche detersivi così, a volte costano molto di più. Adesso io i prezzi precisi non me li ricordo, se non trovo lo scontrino, non lo so. Poi ci metterei una vita a star lì a guardare a uno a uno i prodotti per dirvi il singolo prezzo, però sicuramente prezzi molto vantaggiosi. Se mi ricordo, ve li dico. Allora, vabbè, carta igienica: noi consumiamo un sacco di carta igienica, non me ne capacito neanche io di quanta ne consumiamo, però è così. Ho preso due confezioni di queste qui da 4 rotoli. Queste mi ricordo che le ho pagate 99 centesimi per 4 rotoli con quanti veli? C'era scritto, mi sembra, 3 veli, non trovo più. Da qualche parte era scritto. Morbide, doppio velo, vabbè. Ah, ecco, 4 rotoli, 220 strappi saranno, boh. E due veli, non è che siano due, che siano tre, che siano quattro, due vanno bene, nel senso non è che mi cambia più di tanto, al massimo ne uso un po' di più, ecco, se vedo che è troppo fine. Questa, ho fatto il calcolo, era anche se c'erano diversi tipi di confezioni con anche più rotoli, siamo state lì proprio la mia collega a fare il calcolo di cosa conveniva di più, e in realtà il pacchetto che conveniva di più era questo, perché a 99 centesimi ne aveva dentro 4 e quindi mi veniva una roba tipo 24 centesimi al rotolo, gli altri magari 26, 27, e quindi alla fine ne ho presi due di questi qui. Uno l'ho già aperto e lo sto già utilizzando. Carta igienica normalissima, un bel rotolo di quelli grandi. Poi ho preso i panni cattura polveri, quelli ovviamente Swiffer non originali. Ah, ecco, non vi ho detto come si chiama il negozio. Si chiama praticamente Risparmio Casa. Questo è praticamente il logo. E vendono sia prodotti che costano appunto molto poco, marchiati con il loro logo, quindi di produzione tra virgolette loro, sia prodotti invece normalissimi, insomma, che potete trovare in tutti i supermercati, ovunque. Ho preso alcune cose dal loro marchio proprio perché ero curiosa di provarle, di vedere com'erano. Questi sono appunto panni cattura polvere, attira 3 volte più polvere, bah, vedremo, ma secondo me queste robe qua sono tutti uguali. Gli originali costano sicuramente di più, questi credo di averli pagati sui 2 euro e qualcosa,
20 panni cattura pollo, no, neanche meno, 1 euro e qualcosa. 2 euro erano gli altri, quelli per il bastoncino, che infatti in realtà mi servirebbero anche quelli. E vabbè, insomma, la prossima volta li recupererò pure quelli lì. Ho preso questi perché li uso più spesso sul pavimento e anche comunque sui mobili vanno bene. E male che vada, se mi serve, lo arrotolo sul bastoncino e in qualche modo riesco ad utilizzarlo lo stesso. Quindi ho preso questi che costavano veramente poco, adesso non ricordo. E dentro ci sono 20 panni. Poi, per la lavatrice ho preso il cattura colori. Io in realtà questo l'ho già utilizzato in passato, ma non è una cosa che uso sempre. Ho voluto comunque provare a utilizzarli perché appunto ero con la mia collega, quindi ci siamo consigliati a vicenda delle cose da prendere che magari noi utilizziamo. E lei mi dice che lo usa praticamente in ogni lavaggio perché non divide i bianchi dai colorati, ma fa la divisione neri e poi bianchi e colorati. Io invece, a differenza sua, faccio i bianchi e poi i colorati dove metto anche i neri. Ci sono delle volte però che magari, non so, il bianco e nero, quindi qualcosa di zebrato per dire che magari mettono i colorati con qualcosa, che ne so, di rosso che tende a macchiare. Insomma, alcune volte magari si fanno un pochettino più di mischiotti anche per esigenze di sia di tempo che di spazio e quindi dici dai, non voglio mettere dentro solo poche cose e quindi mettiamoci dentro anche queste. Può essere utile avere qualcosa di questo tipo appunto che vada a tenere sotto controllo appunto la decolorazione dei capi e evitare insomma che si macchino. Quindi dovrebbero essere appunto dei panni cattura colori da inserire in lavatrice con i lavaggi proprio per evitare questi danni da lavatrice, ecco. Adesso vabbè, dietro ci ha spiegato come funziona, vabbè, non ve lo so, avete capito insomma quali sono. Anche questi pagati mi sembra 1 euro e qualcosa, 25 fogli, sempre del marchio loro Risparmio Casa. Poi, siccome il mio mocio, poverino, ha boh, un anno di vita neanche, credo, però è veramente messo male, lurido. Ho voluto prenderne uno di scorta da sostituire a quello che sto utilizzando adesso, perché comunque poi faccio anche fatica a pulirlo, quindi mi sembra come che non pulisca mai bene perché comunque lui è sporco. E quindi lo tengo ancora un po', ma mi sa che presto lo andrò a sostituire. E cosa ho preso? Questo qui, che mi ha consigliato sempre la mia collega come tipo di fattura, quindi con le strisce lunghe e fatto a spugna, non so se si riuscirà a percepire, mentre quello che ho io è fatto tipo di cordicina più sottile. E mi fa, guarda, quello lì ce l'avevo anche io e non mi sono trovata bene per niente perché si rovinava tutto, si appiccicava tutto. È meglio questo qui con le spugne che si pulisce poi anche meglio. Effettivamente anche a me spero però, che sia così, però dall'idea che questo possa essere un pochettino sia più efficace proprio a livello di pulizia, ma anche un po' più comodo poi da ripulire. Non lo so, speriamo. Comunque l'ho voluto acquistare, è appunto in spugna di microfibra e boh, vedremo, insomma, lo andrò a sostituire a quello che ho ora e metterò, insomma, questo mocio acquisti interessanti. Poi, cosa ho preso? Suolette delle scarpe. Anche queste pagate una stupidata e all'interno ce ne sono due paia. Le ho prese sempre marchiate Risparmio. Finora sono tutte cose Risparmio Casa. Sì, Risparmio Casa, Risparmio Casa, Risparmio Casa. Tutto Risparmio Casa. Queste idem. Sono profumate, cioè nel senso c'erano diversi colori. Il colore corrispondeva al profumo. Queste dovrebbero essere alla lavanda. Anche se io da qui non sento, vabbè, ovviamente è il modello quello universale che poi si ritaglia a seconda della misura. Io questi li uso spesso perché avendo delle scarpe non di marca, ma in realtà lo fanno anche quelle di marca a volte, però
con quelle che magari acquisto io dai cinesi, per dire, capita più spesso. Con l'utilizzo si vanno a consumare molto proprio la suoletta dentro. Alcune volte addirittura tanto da far quasi male camminando al piede proprio. E quindi io metto sempre questo tipo di suoletta all'interno che mi rende insomma più comodo l'indossare la scarpa perché è più morbido e appunto me le protegge. E sono utilissime anche se per caso la scarpa è un po' più grande di qualche numero, riuscite mettendo la suoletta a stringerle un pochettino. Comunque, siccome le varie scarpe che ho hanno già la suoletta un pochettino consumata, sono sempre lì che dico: ah, devo comprare, devo comprare, devo comprare. L'ho vista, mi è venuto in mente e l'ho presa, perché poi capita sempre così. Tipo, adesso c'ho in mente: cavolo, devo comprare la cappa, cioè il filtro della cappa della cucina, devo sostituirlo perché è un po' ce l'abbiamo, devo comprarlo. Però poi magari quando vado a fare la spesa non mi viene in mente, capito? Mi viene in mente sempre dopo, oppure altre volte invece vado, non mi era mai venuto in mente prima, lo vedo esposto e dico: ah, già, è vero che mi serviva, come in questo caso. Il filtro della cappa, non so come, non lo vedo mai, quindi non mi viene mai in mente. Vabbè. Comunque, questi qua utilissimi. Ho giusto le scarpe che stavo utilizzando oggi che mi fanno male perché ho visto che la suolettina lì si è consumata. Giusto, giusto, dovrò andare a sostituirla. Poi, qui c'è il volantino. Apre sabato 13 ottobre, vabbè. Ah, pure il televisore, vero, c'era. La Fidelity Card non l'ho fatta, vabbè. Vedi, con 30 € di spesa per te in omaggio la Shopper. Tipo stendino, 6,90 €. Servizio di piatti, 12 piatti ceramica, 4,90 €. TV Color, blah blah, 149 €. Batteria di 8 pentoli 19,90 €. Dash liquido 2,28 €. Cos'è qua? Generale, lavatrice liquido General 1,39 €. Shampoo Sunsilk 0,79 €. Questo cos'è? Ah, Colgate, questo non l'ho visto, mannaggia, Colgate dentifricio a 29 centesimi. Cioè, questa vabbè, è solo la pagina iniziale del volantino, eh. Questo qui. Ma ce n'è veramente, c'è di tutto. Veramente di tutto. Qua ci sono anche cose di animali, che c'è il 25% di sconto. Quanta roba, mamma mia. Salviettine struccanti di risparmio casa 99 centesimi, dischetti 69, bastoncini Cotton Fioc 69, deodoranti 99. Tra l'altro mi raccontava appunto la mia collega che ha Dermogella, che è una linea di igiene, diciamo, per i bambini. Questa qui, guardate, un sacco di prodotti a pochissimo. Scusate, ma mi sto perdendo via perché non l'avevo ancora guardato sto coso. Non l'avevo ancora guardato e devo dire che mi viene voglia di tornarci, più ci guardo. Sono tante cose. Io spero che come si dice? Che questo insomma sia il volantino di questo mese, ma che ci siano altrettante buone offerte anche poi. Guardate, qua ci sono anche tipo le cose per la casa. Guardate che bello questo servizio di piatti. Madò, io non ci ho guardato tutto quel giorno perché veramente sennò era improponibile uscirne vivi. E vi dicevo appunto che mi raccontava sta mia collega. Ah, guardate che carini questi portatrucchi. Noi che siamo patite, guardate qua. Vedete? Dicevo, sono stati a fare la spesa in questo posto i genitori del suo moroso. Sì, avevano il carrello pieno, ma c'era talmente tanta coda alle casse che dovevano aspettare tipo delle ore in coda.
che si sono dopo un po' stufati e niente, hanno piantato di tutto e se ne sono andati perché era veramente improponibile poter aspettare tutto quel tempo per pagare. E quindi alla fine ci hanno rinunciato e se ne sono andati. Cuscino shabby chic 2,99 euro. Ma io non l'ho visto. Ma secondo me un sacco di cose erano anche già finiti, secondo me, perché io non le ho viste tutte queste cose. Sinceramente, che carini anche i mobili. Panca 2 portelli 34, mobiletto portaoggetti. Un sacco di cose veramente, veramente, veramente carine. Mia mamma, tra l'altro, mi ha detto che c'è stata oggi e ha preso anche lei delle cose. Ci sono anche degli elettrodomestici. Boh, veramente c'è di tutto in questo posto. C'è veramente, veramente, veramente di tutto. Vabbè, adesso non posso stare qua a sfogliare il volantino con voi tutto il tempo, se no non finiamo più. Comunque, interessantissimo. Poi ho preso sapone liquido, sempre risparmio casa. Questo, vabbè, l'ho preso, voi sapete la mia passione per il mango e tutto quello che è frutta tropicale, quindi queste profumazioni un po' esotiche, quindi ho voluto prendere il sapone mani e viso, c'è scritto tra l'altro, dermatologicamente testato, senza parabeni, mango e papaya. Sono un litro, no, è impossibile che siano un litro, 100 ml. Non sono 100, ma sono 1000 ml, vabbè. 12 mesi di scadenza, non testato su animali. Questo, vi dico la verità, l'ho scelto esclusivamente per il profumo, perché ha un profumo che mi fa impazzire veramente. È buonissimo. Io adesso non vorrei aprirlo per non far partire il pau. Però veramente è una goduria. Questo credo che, vabbè, adesso lo metto nelle scorte perché come sapete ne ho a bizzeffe di tutto in realtà, quindi non mi serviva, è in più una cosa che non consumo così spesso, perché non siamo dei patiti nel lavarci le mani, sinceramente. Però mi piaceva troppo la profumazione, quindi ho voluto comunque acquistarlo. E lo metterò nelle scorte appunto insieme agli altri e lo utilizzerò sicuramente quest'estate. È una profumazione veramente buona, buona, buona. Poi c'era il cocco, c'era le fragole, c'era la, vabbè, mi sembra la vaniglia, c'era l'aloe, c'era cos'ha? C'erano diverse profumazioni che mi ispiravano, ma ovviamente mi sono lasciata travolgere dal mango perché mi piaceva tantissimo. Poi ho preso detersivo per i piatti, in realtà di questo ne ho presi due perché era in offerta e mi sembra che se ne acquistavi due lo pagavi, non mi ricordo. Ah, ecco che ho trovato lo scontrino in tutto ciò. Scusate, ogni tanto sparisco, ma la borsa è lì per terra. Allora, ho speso 32,66 euro. Vabbè. I pezzi, non lo so. Tra l'altro, scontrino fiscale numero 219, quindi in una cassa e le casse ce n'erano 4-5, tipo, quindi immaginate voi quanta gente hanno avuto lì. Allora, ah, ho preso anche delle piante, cioè piante, una pianta vera, un'erica, pagate 3,99 euro. Poi ho preso la caffettiera anche che non vi mostrerò perché è già in utilizzo in cucina, una caffettiera da due perché si era rotta la nostra, si era staccato il manico, quindi era rotta. Pagata 3,90 euro. Sapone liquido mani, questo qui che vi ho fatto appena vedere, 99 centesimi. La carta igienica appunto come vi ho detto 99 centesimi. Risparmio casa, Pavara, non so cosa sia. Offerta. Allora, Napi, no, questo è il Nelsen, eccolo. Nelsen argilla e Nelsen carboni attivi, 59 centesimi. Cioè, una cazzata. Veramente una cazzata per, cos'è, un litro? Cos'è questo di più?
Dove sta scritto? No, 900. Ma com'è possibile che questo? Ah, beh, sì, può essere. Dice questo 1000 e questo 900. Vabbè. Comunque, 59 centesimi, una stupidata. Ho scelto questi due per non prenderli uguali. Anche detersivo di piatto ne facciamo fuori a bizzeffe. Questo rimuove le incrostazioni, dura a lungo, combatte i cattivi odori, azione sgrassante, rimuove sporco, bruciato e l'ho scelto principalmente per il melograno, quindi rosso per il melograno, è argilla e melograno, estrazione disincrostante. L'altro invece, carboni attivi, anche questo è estrazione disincrostante. È uguale in realtà, cioè nel senso ci sono scritte le stesse identiche cose, quindi rimuove incrostazioni, dura a lungo, combatte gli odori, vabbè, niente, ho preso questo qui. C'era anche forse qualche altra fragranza, profumazione, ingrediente, insomma, poco importa. Poi, sempre in offerta, ne ho presi quindi due, ho preso due ammorbidenti coccolino. Allora, io non ho fissazioni particolari, nel senso che sì, se trovo un'offerta al coccolino, piace anche a me prendere il coccolino, però mi è capitato anche tranquillamente di usare altri ammorbidenti senza nessun problema. Ho usato quello che avevo acquistato, se non sbaglio, all'LD, no, scusate, alla Lidl, ho usato quello del DM, ho usato... ne ho usati diversi, non trovo una grandissima differenza io sinceramente tra uno e l'altro, sono sincera, quindi di andare a spendere troppi soldi non mi va perché nessuno finora mi ha mai rovinato i vestiti, magari la profumazione si sente poco, dipende, sì, forse quello fa un po' la differenza, però devo dire che anche il coccolino che stavo usando adesso, che era quello al narciso, profumava, sì, al momento non rimaneva così forte, poi alla fine sui vestiti da dire mi fa un'enorme differenza tra questo e un altro. Però la mia collega invece, ripeto, siamo nella fase dei consigli tra amiche, mi diceva che lei no, solo coccolino, perché comunque anche ognuno segue i consigli un po' delle mamme. Sua mamma gli ha detto no, no, prendi solo quello, che è buono quello, che non ti rovina i vestiti, quindi da lei lì solo coccolino. Per cui, anche se c'era anche pure il fabuloso che mi ispirava, che era forse anche più grande la confezione, avendo trovato in offerta questo, ho deciso anch'io di acquistare queste due confezioni, perché comunque quello che avevo preso del Narciso era comunque molto buono, e anche quello che avevo precedentemente, che era alla lavanda, era molto buono. Poi ne ho usato un altro, sempre alla lavanda, però non coccolino, e quello che sto usando adesso è quello del DM ai frutti, ai fiori. Insomma, vedremo. Adesso cerco di concentrarmi di più su queste differenze, perché non è che magari non ci siano, ma sono io che magari sono cose che non ci faccio caso e quindi poco mi importa e dovrei farci un attimino effettivamente più attenzione. Cercherò di farlo, ecco, in modo che possa darvi anche un'opinione più dettagliata riguardo a queste differenze. Se poi anche voi comunque già sapete, no, guarda, il coccolino è top perché, mentre questo no perché, commentate, dite pure la vostra. Siamo qui anche per questo, ecco, per capirci, per venirci incontro, per condividere. Allora, questo coccolino, che è ammorbidente concentrato Creations, quindi linea Creations, creato con esperti profumieri. È tutta una linea che ha diverse fragranze, ma sembrano proprio come se fossero dei profumi, no? Quindi ci si impegnano pure. Tipo questo sandalo e caprifoglio, mentre questo fior di loto e pompelmo rosa. Questo è buonissimo, ma anche questo è altrettanto buono. La quantità sono 750 ml, ma concentrato, quindi insomma si fanno quanti lavaggi? 30 lavaggi con un flaconcino così e dice 100% di fragranza in più in ogni goccia. Vabbè, offerta coccolino 88 centesimi. Poi esatto, e anche l'altro 88 centesimi, quindi veramente
poco, eh. Poi ho preso vicinetta, anche questa è uno di quei prodotti che comunque consumo facilmente, perché comunque va messo nel water, se non tutti i giorni, quasi, diciamo. Poi noi abbiamo una casa molto umida, molto vecchia, dove gli odori ristagnano come niente, per cui bisogna sempre tenere molto ben pulito e igienizzato. E è faticoso perché è veramente faticoso, però insomma almeno il cesso bisogna farlo per forza. E quindi consumo comunque con facilità questo tipo di prodotti, diciamo così. Ne ho preso solo uno perché non mi ricordo se era in offerta. Mi sembra di no. Oh sì. Sì, cavolo, era in offerta. Perché ne ho preso solo uno? Boh. Offerta vicinetta 99 centesimi. Esatto. E ho scelto il profumo alla lavanda che a me piace tantissimo. Io ho praticamente lavanda in tutto, nel senso che ce l'avevo nell'ammorbidente, negli oli essenziali che vado a mettere in camera o comunque negli angoli della casa dove voglio profumare. In questo caso nel vicinetto. Insomma, mi piace come profumazione quella della lavanda, quindi ho scelto quella, ce n'erano diverse, vabbè, mi sembrava un po' più carina, non meno da bagno. Poi ho preso il Napisan, mi piace tantissimo questo prodotto, lo utilizzo in cucina perché è anche un igienizzante, quindi sul piani della cucina dove poi si viene a contatto anche con il cibo, preferisco utilizzare un prodotto come questo. Io avevo la versione, quella precedente, sempre comunque al limone, anche come profumazione buonissima, però questa era una novità, quindi tra le due ho deciso di acquistare questo. Anche di questo comunque li uso spesso, quindi li consumo, ecco. Rimuove germi e batteri, potere sgrassante, igienizzante, multisuperfici. Questa appunto dice qua la novità, formula numero 1 contro il grasso, boh, poi lo dicono loro, vabbè. E niente, insomma, mi era piaciuta la versione precedente, quindi ho voluto provare anche questa novità. Spero che sia buona e profumata come l'altra. Questo pagato. Vediamo, vediamo. Offerta 1,99 euro. Poi, questo pesa 3 quintali. Ho voluto prendere anche il detersivo per la lavatrice, sempre marchiato Risparmio Casa. Anche se per i vestiti magari si preferisce utilizzare qualcosa più di marca, tipo un Dash, un Sole o qualcosa di un po' più conosciuto rispetto a questi marchi qui così, ho detto vaffanbrodo, costava pochissimo, un boccettone così da 4 litri, no, è impossibile che siano 4 litri, vabbè. 60 lavaggi. Ho scelto quello con la profumazione freschezza oceanica. Che poi voglio dire, quando uno usa questo e poi l'ammorbidente profumato, gli odori si mischiano tutti e viene fuori un rebelot. Quindi io scelgo sempre le profumazioni in base a quello che mi piace, ma poi non esce mai, non escono mai vestiti della lavatrice che sanno di quello che penso io. Però vabbè. Comunque, questo qui. Sì, 4 litri, ma come fanno ad essere 4 litri? Beh. Questo ho pagato veramente una sciocchezza. Dove sta? 1,99 euro. Cioè, questo potete trovarlo anche a 5, 6, 7, 8 euro, un coso così. Quindi, quando l'ho visto a 2 euro 4 litri, ho detto io lo prendo. E infatti me lo sono accaparrata e me lo sono portata a casa. Ecco qui. Poi, stessa cosa ho pensato per il pavimento. Io di solito uso il Fabuloso, non l'ho acquistato anche se era in offerta perché l'avevo appena acquistato al DM e ne avevo prese già due confezioni, quindi anche per lo spazio, perché va bene che ho una stanza, diciamo, che usiamo un po' come sorta di ripostiglio, però neanche riempire tutto di detersivi che, cioè, insomma, adesso diamoci un contegno, ecco.
ripensandoci avrei voluto acquistare più roba, però al momento ho detto no, mi sono trattenuta perché non volevo spendere troppo e quindi ho preso giusto quelle cose che o erano in offerta o sapevo che mi servivano. Quindi il nebuloso che l'avevo appena acquistato, il nebuloso, perché nebuloso l'ho chiamato? Il fabuloso che l'avevo appena acquistato, anche se era in offerta non l'ho preso. E ho però voluto provare a prendere questo, che è sempre appunto marchiato risparmio casa. È un lavapavimenti home therapy come linea, vabbè. Questo è agli agrumi, c'era anche altre profumazioni, ora non ricordo. Questi sono 2 litri, pagato. Ah, i 20 panni microfibra li ho trovati ora, quelli tipo Swiffer, 99 centesimi. Poi risparmio casa, ah eccolo, 79 centesimi, questo qua. Era lo stesso prezzo, se non sbaglio, con cui c'era anche il fabuloso, se non sbaglio, forse quello era 89 centesimi, adesso non ricordo di preciso. Però questo era 2 litri, era il doppio, per cui alla fine ho deciso di provare a prendere questo. Non sarà il top. Però per quelle pulizie magari comunque veloci della casa dove comunque lo fate spesso, no? Cioè non quella di fino, ma quella magari veloce perché vi è caduto qualcosa per terra, però vi viene gente a cena, quindi dovete pulire velocemente il pavimento e la cucina per dire, questo va più che bene. Poi magari lo vediamo così, non gli diamo 2 lire perché diciamo no, io voglio il, non lo so che cosa usate, il Napisan. Che l'isoform, ecco, per esempio io usavo quello che sì, mi piace, però in realtà mi lascia pure gli aloni, per cui alone per alone preferisco spendere poco e magari mi ci trovo pure meglio, quindi alla fine ho voluto provarlo per cos'è 79 centesimi, voglio dire, io lo provo e sono curiosissima tra l'altro di provarlo e vi dirò. Poi, passando alle cose invece più per la persona, qualcosina ho preso, non granché, però qualcosina ho preso. Siccome mi si rompono in continuazione e tra l'altro li sto finendo, non ne ho più, quindi giusto giusto quelle che ho in testa sono le ultime due, dopodiché non ne avevo più, perché mi si rompono spesso, ho acquistato queste mollettine che sono la dimensione giusta, perfetta che serve a me per tirare su i capelli quando li leggo. In realtà io praticamente li ho sempre legati, non mi vedete mai con i capelli sciolti, perché quando sono sciolti sono comunque raccolti qua davanti, perché non mi piacciono i capelli in faccia, mi danno proprio fastidio, quindi li ho sempre comunque raccolti sul davanti e lo faccio appunto con queste mollettine. Di solito le compro da HM o da Capello Point. In realtà quelle da Capello Point non sono la forma che mi piaceva, infatti le ho prese solo una volta perché dovevo arrivare a una cifra per avere uno sconto, allora le avevo prese. Se no, solitamente da HM, ma l'ultima volta che mi servivano non c'era questa misura, c'era un'altra misura che non mi sconfinferava, insomma, o troppo piccole o troppo grandi, mentre queste. È una misura perfetta, pagate 99 centesimi, quindi me le sono accaparrata subito. Poi ho preso il deodorante, l'Invisible Nivea. Non che io abbia bisogno di deodoranti, nel senso che, come sapete, amo, adoro e compro in continuazione deodoranti balea, ma per la profumazione, non tanto per l'efficacia. Alcune volte sento l'esigenza di mettere qualcosa di un po' più strong, che mi protegga proprio dal sudore e dagli odori, e poi sopra gli vado a mettere quello di balea. Tra i deodoranti vado sempre sull'Invisible, perché comunque ho un sacco di vestiti, sia neri che bianchi, rovinati dai deodoranti. Errori del passato dove così senza criterio mi spalmavo deodorante sotto le ascelle e ho tanti vestiti neri, alcuni anche ormai buttati perché era una cosa che non indurito tutto qua sotto che è proprio schifoso, quindi li ho dovuti cestinare, però è vero che rovinano insomma i vestiti. E quelli così secondo me di più rispetto a quelli appunto in spray, che alla fine non si vedono sul vestito. Quindi
Questi invece sì, quindi avevo tutto l'alone bianco sui capi neri e l'alone giallo sui capi bianchi. E quindi di solito appunto quando acquistavo... Non ci credete mai, si è rotto. In diretta. Vetro da tutte le parti e deodorante da tutte le parti. Vabbè ragazzi, io sono rimasta malissimo, cioè non ho avuto neanche la grazia di utilizzarlo. Mi è caduto in diretta con voi, deve essere caduto male, aver beccato proprio l'angolo qui e si è sfracellato e non è rimasto dentro niente, quindi non è che dico lo tengo così e magari così riesco comunque a utilizzarlo, non so, lo travaso in qualche altro, cioè non è rimasto un cacchio, tutto per terra. Guardate, tutto per terra, con vetro anche da tutte le parti, quindi adesso devo stare anche attenta ai pezzettini di vetro. Mi sono girate un po' le scatole, per fortuna che l'avevo pagato poco, perché l'avevo pagato 99 centesimi, cioè però un euro che è andato a farsi benedire. A me non piacciono per niente gli sprechi, mi infastidiscono parecchio, cioè anche se si tratta di un euro, di 2 euro, di pochi euro. Se so che me li potevo risparmiare, mi girano un po' le scatole. Cioè, quando non l'ho sfruttato, ecco, se sbaglio perché voglio provare una roba e poi dopo non è il prodotto giusto, vabbè, ma se mi casca, mi girano proprio le scatole. Vabbè, pazienza. Poi ho voluto acquistare anche un, come si chiama? Colutorio, perché non ne avevamo in casa, quindi è una cosa che in realtà amiamo utilizzare entrambi, sia io che Nicola, però non è una cosa che abbiamo avuto l'abitudine di comprare spesso. Quindi ho deciso di acquistarlo questa volta. E ho preso questo dell'antica erboristeria, non l'ho mai provato, sono 500 ml, quindi mezzo litro, e dice, la linea è Sensitive Complete 3. 0% alcol, aiuta a proteggere i denti e le gengive sensibili, mio caso perché io ho le gengive che sanguinano sempre. Azione antibatterica, colluttorio quotidiano, freschezza delicata con estratti di menta e camomilla. Igiene dentale testata. Non conosco benissimo, insomma, questo brand, questa linea, però mi ispirava. Carino anche il colore rosa, non so perché sia rosa, però costava poco e quindi ho deciso di prenderlo. Il prezzo è 1,67 euro. Quindi ho detto: ma sì, dai, proviamolo. E è anche un bel boccettone. Per finire, l'ultimo prodotto, questo esclusivamente mio, diciamo, perché Nicola non li usa, e ho voluto prendere questo tonico di Omia. Ovviamente io conosco molto molto bene la linea Omia perché l'acquisto da tanto. Non avevo ancora però provato il tonico. Io, come forse ormai saprete, sono un amante dei tonici. È proprio uno di quei prodotti che da quando ho imparato ad utilizzare, ho iniziato ad utilizzare, non ne ho più potuto fare a meno. Ed è sicuramente un prodotto che consumo molto di più rispetto a creme e detergenti. Mi piace sia vaporizzato, ma anche mi piace proprio passarlo col dischetto di cotone sul viso proprio per vedere anche eventualmente residui di make-up o comunque di sporco che va a rimuovere. Mi piace proprio tanto l'effetto del tonico. Ho sentito parlare molto bene di questo qui, di Omia, quello alla mandorla e malva. Io di questa linea ho la crema che però non ho ancora utilizzato. Teoricamente dovrebbe essere più per la pelle secca, più che mista e grassa, anche se in realtà ho sentito che va bene comunque un po' per tutti i tipi di pelle, perché non è che la va a ungere o a nutrire, come tonico va più che altro magari ad idratarla, cosa di cui io comunque ho bisogno. Alcune volte sui prodotti magari c'è scritto pelle secca, in realtà intendono disidratata, quindi ci sta.
mandorla e malva mi piacciono e va benissimo il fatto che sia comunque emolliente e delicato. È uno di quei tonici che voglio provare a utilizzare proprio quando mi sento la pelle del viso un po' stressata, arrossata e che ha bisogno di essere proprio un po' coccolata. Ci sono dei tonici che utilizzo per rinvigorirla, non so come dire, per dargli quella sferzata di pulizia in più, più profonda, che mi va a equilibrare, ecco, diciamo così, la pelle e a ripulire dalle impurità. Ci sono invece dei tonici che mi piace utilizzare invece come se fossero appunto una coccola in più, e proprio per il loro potere addolcente, emolliente, non so come dirvi. Comunque questo è uno di quelli sicuramente. Non l'ho ancora usato, quindi non vi so dire, ne ho solo sentito parlare bene e quindi l'ho voluto acquistare. Pagato 3 euro qualcosa, dov'è? 3,49 euro. Questo praticamente insieme alle piante, alla pianta e insieme alla caffettiera sono le due cose che ho pagato di più, che ho pagato insomma sopra i 3 euro. Pianta 3,99, la caffettiera 3,90 e questo 3,49 euro. Tutto il resto, bene o male, siamo sui 99 centesimi, 1,60 euro, 1,90 euro, 50 centesimi, 59 centesimi, 79, insomma veramente prezzi ottimi. Quindi comunque ho preso miliardi di cose, cioè vi faccio vedere perché almeno mi credete. Se mette a fuoco, metterà a fuoco. E là, ce l'abbiamo fatta. Ecco qua. Come vedete, i prezzi sono questi. Quindi veramente, veramente ottimo. Mi sono trovata bene, cioè mi è piaciuto questo shopping, diciamo così. Speriamo che le cose siano anche valide e che insomma sia tutto buono. Credo proprio di sì, perché comunque non ho rischiato. Sono andata su cose, a parte i pavimenti e lavatrici, che però secondo me ci sta. Sono andata anche su cose più classiche. La shopper in regalo, che poi alla fine non è più il regalo perché costava quanto il deodorante, era questa qui, che era bella bella capiente, vedete, bella grande, enorme, quindi ci sta veramente tante cose. Anche se andate a fare la spesa, questa qua diventa veramente molto comoda. Tra l'altro ha i due pezzi all'interno dove potete fermare le cose. Bella, bella, bella comoda, bella grande. E nulla, questo è tutto. Io vi saluto. Andate magari sul sito a informarvi se esiste questo negozio anche da voi. Ripeto, si chiama appunto Risparmio Casa, quindi basta scrivere Risparmio Casa su internet e troverete sicuramente dove si trova, se c'è il punto vendita più vicino a voi. E se c'è, vi consiglio appunto di andare a fare un giretto in questo negozio, perché ha veramente di tutto a prezzi molto molto competitivi. E con questo è tutto, io vi saluto, alla prossima, un bacione. Ciao ciao!